Allora, concludiamo con l'ultimo intervento, Vital Babruno, che parla di un caso in coterapia via Skype. Allora, il mio intervento si chiama La terapia virtuale, la stanza di Skype. I nomi che ovviamente io porto un caso che ho seguito circa un anno fa, e i nomi che ovviamente dei pazienti e della famiglia che porterò in esame sono nomi inventati. Alessia mi viene inviata dalla dottoressa Lattarulo, neuropsichiatra infantile dell'unità operativa dell'ASM di Matera. La ragazza ha una serie di fobie che le impediscono di avere una vita sociale con i suoi coetanei. Dopo un primo contatto telefonico e una consultazione fatta con la famiglia, sento la necessità di portare il caso in supervisione e, vista la distanza chilometrica che separa la terza provincia di Taranto, un paese dove vedo la famiglia, e Palermo, dove ho il gruppo di collaboratori, decidiamo con il supervisore, dottor Lupoi, di coinvolgere il collega Matteo Bongiovanni per intraprendere una terapia, avvalendoci quindi di un nuovo setting, una stanza di terapia virtuale, la stanza di Skype. È il suono di Skype, l'avviso di chiamata. Ipotizziamo che la famiglia Skype è una famiglia a transazione psicosomatica. In genere in queste famiglie le gerarchie generazionali sono evanescenti, i confini sono diffusi e vi è la confusione dei ruoli e nelle funzioni. Inoltre in ogni componente della famiglia si nota una tendenza all'intrusività nei confronti dei pensieri, dei sentimenti, delle azioni e delle comunicazioni altrui. Tutti i membri della famiglia manifestano un alto grado di sollecitazione, premura e interesse reciproco. Si tratta di famiglie che manifestano una spiccata resistenza ad ogni cambiamento e che sono governate da regole alquanto rigide. Tipicamente non tollerano conflitti espliciti al loro interno, ma tendono piuttosto a presentarsi in conformità con gli standard di accettabilità sociale, come famiglie estremamente unite, armoniose, le quali sarebbero assolutamente prive di problemi se non fosse per il comportamento della paziente. Questa è una definizione fatta da Bruce Minucin e della Silvini Palazzoli. La diagnosi relazionale. Dalla lettura delle relazioni tra i membri della famiglia e dalla comunicazione verbale e non verbale fatta nelle prime sedute, ipotizziamo questo tipo di diagnosi di tipo relazionale. Le gerarchie sono congrue, anche se si evidenzia un ipercoinvolgimento reciproco, una scarsa differenziazione del sé, invasione dei pensieri, confini deboli fra i sottosistemi e il blocco della comunicazione diretta. C'è l'iperprotettività. All'interno della famiglia Skype c'è un alto grado di preoccupazione per il benessere reciproco. Appena c'è un segnale di tensione, Alessia, che è il paziente designato, si fa un sintomo. Alessia sente una grossa responsabilità nel proteggere la famiglia. Difatti, ad ogni cambiamento del ciclo di vita e all'inizio di un nuovo percorso scolastico si fa un sintomo. All'età di 3 e di 6 anni, quindi all'inizio del percorso della scuola dell'infanzia e all'ingresso della scuola primaria, Alessia inizia a vomitare e a stare male. La stessa cosa le succede all'inizio del percorso della scuola superiore. Infatti io la seguo da questo momento in poi e Alessia ha 15 anni. Quindi c'è una resistenza al cambiamento. Poi non appena i genitori litigano e quindi il conflitto di coppia viene fuori, è proprio in questa fase che Alessia si fa il sintomo. Ed è qui il senso di responsabilità di proteggere la famiglia. Un altro elemento fondamentale della diagnosi relazionale è che Alessia ha un forte impegno a mantenere lo status quo, tant'è vero che ogni 15 giorni si fa un sintomo nuovo. Alessia appena percepisce che il conflitto dei genitori può essere minaccioso a tal punto che ci possa essere una separazione, li unisce con il sintomo. L'evitamento del conflitto, c'è una mancanza costante di un'esplicita negoziazione di punti di vista differenti. Negazione dell'esistenza di qualsiasi problema. Noi andiamo sempre d'accordo, noi siamo perfetti. Frase che la famiglia Skype utilizza. Tant'è vero che la mamma appena mi contatta, la prima cosa che mi dice prima di fissare un appuntamento, mi dice: dottoressa, io sono una mamma perfetta, non so che cosa sta succedendo a mia figlia. L'evitamento del conflitto di coppia avviene secondo la modalità di deviazione appoggio. I genitori si associano in un comportamento protettivo verso Alessia che viene definita malata. Quindi è malata Alessia ma non la famiglia.
Il mito della famiglia unita, tutti per uno, uno per tutti, mandato ereditato dalla famiglia d'origine della signora Rosanna. In una prima fase ipotizziamo la presenza di un conflitto coperto all'interno della coppia genitoriale, con una deviazione appoggio rispetto al sintomo di Alessia. Dunque, coltivando questa ipotesi, supponiamo che l'aspetto morfostatico del sintomo sia legato a mantenere l'evitamento del conflitto padre-madre, essendo anche presente il mito dell'unione familiare. Questa lettura considera l'aspetto morfogenetico del sintomo come il tentativo, attraverso la patologia, da parte della figlia, di restituire al padre una funzione centrale. Difatti il padre si avvicina nella misura in cui porta il padre in terapia. Alessia con il suo sintomo fa sì che la famiglia chieda aiuto, di fatto non riesce a farlo, per cui rimane bloccata nel sintomo. L'aspetto morfostatico indica che di fatto tutto resta immutato, il padre sempre più periferico e la madre sempre più ipercoinvolta. Questa è una terapia che dura 8 sedute con cadenza quindicinale, quindi facciamo 2 sedute al mese. In terza seduta allarghiamo la lettura della struttura delle relazioni familiari disfunzionali, così che possiamo connettere il sintomo di Alessia a tutto ciò e rileggerlo in un'ottica diversa. Quindi messo nella circolarità e non più nella linearità, il sintomo diventa funzionale al mantenimento dell'equilibrio e disequilibrio del suddetto sistema. Tant'è vero che quando Alessia sta meglio e quindi una volta raggiunti gli obiettivi prefissati all'inizio della terapia, la coppia coniugale entra in crisi. Questo è lo schema di come la famiglia e noi terapeuti, io sono la terapeuta 1, il terapeuta 2 è il mio computer dove al di là c'è il mio coterapeuta con collegamento Skype, e la cosa strana è che questa modalità di posizione spaziale dei pazienti è sempre la stessa, tranne nelle ultime 2 sedute. L'esperienza nuova e alternativa della terapia, utilizzando un nuovo strumento che è il computer e la modalità Skype, si è rivelata un'esperienza nuova ma sperimentata, tenendo conto degli strumenti terapeutici utilizzati fino ad oggi. All'inizio io stessa, nello sperimentarmi con una nuova modalità, ho provato un forte disagio e imbarazzo nei confronti della famiglia, non sapendo come la potessi accogliere questa novità alternativa. Superate le difficoltà con il benestare della famiglia, però all'interno della seduta mi mancava il contatto fisico, la presenza, il sentire, il vedere il mio coterapeuta, elementi essenziali e forse scontati quando si è insieme nella stessa stanza di terapia. Queste difficoltà erano resi evidenti anche da problemi tecnici, tipo assenza di segnale, connessione che a volte si perdevano, i ritardi di connessione. Andando avanti con le sedute, i ritardi di connessione andavano sempre più migliorando. Ma quello che mi mancava era sempre la relazione con il coterapeuta. Essere in una stanza, in un setting già confezionato, ti senti protetto in qualche modo, ma confezionarti un nuovo setting e non sapendo cosa possa succedere è davvero emozionante. Visto che io ero nella stanza con i pazienti, aspettando che il collega, il coterapeuta, desse qualche segnale. Se dovessi riflettere sulle risorse di questa nuova stanza, direi che ti permette di collaborare a distanza e quindi di accorciare le distanze con un collega che vive lontano da te, e ti permette di sperimentarti in una modalità un po' più bizzarra, a passo con i tempi. Nonostante io fossi lì nella stanza con la famiglia, Matteo, il mio coterapeuta, era visto come il grande professore, che nonostante la distanza era lì per loro. Soprattutto il signor Michele, che si era creata anche un'alleanza, un po' forse anche per il genere maschile, ma a volte succede anche questo, appena vedeva Matteo gli faceva l'inchino in segno di saluto e di gratitudine. A me questa cosa mi rassicurava molto, tanto che ero in una posizione passiva rispetto a Matteo, che era attiva. In questa situazione mi sentivo molto comoda e alleggerita. Ma l'opinione e la sensazione del mio coterapeuta non era uguale alla mia. Lui aveva la sensazione che io stessi perdendo il potere della gestione della seduta. Ma grazie alla supervisione abbiamo definito che il mio non era una paura di perdere il potere, ma che stavo vivendo in maniera comoda quella posizione passiva e che quando ho ritenuto il momento favorevole ho ripreso il mio spazio, e quindi il nostro era un gioco di volerci affermare. Un aspetto importante per me
è intersecato con la relazione coi terapeuta, ha a che fare con la capacità di esprimere le proprie divergenze in un conflitto che sia costruttivo e non ostruttivo senza evitarlo. Mi ha permesso di sperimentare su me stessa cosa significa lavorare al sicuro, su una sedia a volte scomoda. La complessità in cui spesso ci muoviamo è la stessa complessità che mi ha dato questo viaggio virtuale terapeutico, chiedendo a tutti i sottosistemi di aiutarmi, di ascoltarmi, di accogliermi, restituendomi tranquillità. Questo è uno schema dove il terapeuta ha inserito all'interno di una rete dove si può, cioè inserito in questa rete si può creare un cambiamento. Infatti, mi piace immaginare un insieme di sistemi dove sia il paziente e ancor di più il terapeuta trova attraverso una condivisione di sistemi una rete capace di aiutare e spingere fino ad attivare il cambiamento e di recuperare le parti sane di ognuno. Io, trovandomi all'interno degli stessi sottosistemi in cui è contemplato il paziente, ho inoltre la possibilità di appartenere ad altri sottosistemi, il sottosistema supervisione, il gruppo di lavoro e il sottosistema coterapeutico e personale. Un attimo. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie, grazie. Bene, c'è spazio per qualche domanda, se ci sono curiosità o riflessioni che avete voglia di condividere. Sono Giuseppe Riva, volevo sapere appunto se in questo setting particolare in cui ci sono un terapeuta reale e un terapeuta virtuale, se questo aveva provocato all'interno della terapia un cambiamento della posizione dei pazienti nei confronti del terapeuta reale, cioè se sì, infatti l'ho descritto anche prima, cioè io ero lì, ero presente, ma sicuramente all'inizio l'attenzione era tutta rivolta al mio coterapeuta, perché ripeto, era come se fosse un'altra persona, cioè era un'altra persona che si dedicava a loro, quindi loro si sentivano motivati che oltre a me, che io comunque avevo già fatto una prima consultazione da sola con loro, nel momento in cui chiedo, loro accettano. Sicuramente questo è stato molto risonante anche alla coppia genitoriale, cioè io e il coterapeuta eravamo molto risonanti alla coppia, al conflitto della coppia genitoriale. E questo ha influenzato anche la ragazza, cioè a parte la coppia, anche la ragazza col sintomo in qualche modo era influenzata da questa duplice... Sicuramente sì, sicuramente sì. Infatti, appena noi abbiamo smesso di litigare, la coppia genitoriale ha iniziato a litigare e il sintomo di Alessia, insomma, è poi è stato superato e il cambiamento è avvenuto lì. Perfetto. Ma questo grazie anche alla supervisione, perché altrimenti eravamo bloccati ed eravamo in una situazione di stallo. Io avevo una domanda per l'intervento precedente, e non so se è ancora presente la collega. Ah, sì, grazie. Ero molto interessato alla considerazione su Skype come medium caldo. E il fatto che Skype sia preferito al telefono per il fatto che aggiunge, diciamo, evidentemente più presenza. No? Ecco, quale potrebbe essere, secondo lei, il passaggio successivo? Se una tecnologia esistesse che potesse permettere un passaggio successivo, cioè cos'è secondo lei che manca Skype, se manca qualcosa, e se si può identificare una modalità per compensare questo qualcosa che manca. Ovviamente la relazione in presenza fisica è quella più auspicabile, ma c'è un passaggio intermedio tra Skype e la relazione in presenza fisica che secondo lei si potrebbe raggiungere? Oddio, il contesto missione, cioè la cosa più... non lo so, nel senso che anch'io personalmente devo dire che Skype è stato sicuramente una delle grandissime innovazioni per l'isolamento, cioè nel senso che questa cosa di vedersi anche, riuscire a parlare, ma proprio emotivamente ha aiutato tantissimo tutti. Non so quanto in più ci potrebbe essere, perché allora ci sono delle condizioni in cui lo stesso espatriato proprio per emotività preferisce non guardare, perché sennò ritornerebbe a casa.
nel senso che nel momento in cui è estremamente stressato o ha degli shock alquanto notevoli, già il lavoro è compromesso per qualche tempo. La visione sempre più calorosa di qualcuno e soprattutto di qualcuno conosciuto lo mette in crisi ancora di più, per cui la voce va ancora bene, cioè nel senso che parlare via Skype, la visione un pochino meno. D'altro canto c'è sempre più bisogno, per esempio, non nelle comunicazioni, ma da parte mia sicuramente sarebbe molto meglio avere sempre sott'occhio il viso dell'espatriato, ma per esempio quando c'è un incidente critico dove la persona è stata, per esempio, non vorrei dire, ma ci sono anche situazioni di stupro, ok? E quello che succede, soprattutto in Congo. Allora, quello che succede è che per tutte le motivazioni possibili e immaginabili della persona, non essere visti è meglio. Quindi non so se un aumento della visione è naturale, che da parte mia ci sarebbe, ma io vado step by step, perché altrimenti è... E poi è naturale anche che mi facciano ripartire. Quindi... Per me, ora come ora, ciò che vedo sul terreno, l'utilizzo di Skype è di più del telefono, è più caldo, nello stesso tempo penso sia, va bene così. Il sempre di più portare sempre di più casa dentro la missione mette in crisi. Il chat non viene usata perché prima di tutto bisogna scrivere e non è così immediato quanto il parlare. Poi perché teniamo presente che quando io faccio consultazioni in inglese l'altro, che può essere il francese, se non sa l'inglese ci dobbiamo rimettere in contatto col francese e io scrivo male il francese e invece viceversa scrivo bene l'inglese e l'altro non sa, quindi la chat non viene utilizzata, viene utilizzato il video e audio. Queste sono le cose. Poi mi viene in mente anche, per esempio, coloro che stanno a casa, quando ci sono questi interventi, perché poi c'è tutta una dinamica di avvertire le famiglie dell'incidente critico, eccetera. Se hanno la possibilità, la primissima possibilità, dopo per esempio un rapimento, di sentire il proprio caro, da parte della famiglia sarebbe immediato, voglio vederlo, e invece l'altro non vuole farsi vedere, cioè non vuole avere quel viso da per non spaventare. Per cui cioè, penso che per ora penso che sia anche oltre, e poi bisogna anche capire quando, cioè, a volte diventa troppo invasivo ed è, io mi baso molto spesso sul sentire dell'espatriato in sé. Devo dire, anch'io sono espatriata e sono stata espatriata. L'aiuto che io posso avere dalle supervisioni in realtà è del mio vecchio analista di quando ero piccolina, però è sempre un momento in cui, di scambio, per cui non so, cioè, ci dovrei pensare in realtà. Bene. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti voi per aver scelto di stare con noi oggi. Ringrazio tutte le persone che sono intervenute, sia i relatori sia anche il pubblico, che hanno portato dei contributi di grande qualità e altamente innovativi. Vi ricordo che abbiamo il nostro canale YouTube sul quale verranno messi i video della giornata tra qualche settimana, e poi se i relatori non hanno nulla in contrario metterò le slide della giornata sull'account SlideShare dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Gli iscritti all'ordine riceveranno una newsletter con queste informazioni e agli altri chiedo di iscriversi al nostro canale YouTube e all'account SlideShare in modo da poterle avere. Grazie a tutti, in particolare alla Commissione Scientifica che mi è stata vicino nell'organizzazione di questo convegno e nella selezione di tutti gli abstract. A presto, grazie.